In prigione la cena era una grande occasione. C'era sempre un primo di pasta e un secondo di carne o pesce. Polly stava scontando un anno per oltraggio alla corte e aveva una mano favolosa per tagliare l'aglio. Usava una lametta e lo affettava così sottile che si scioglieva nella padella con pochissimo olio. È un ottimo sistema. Vinny era incaricato della salsa di pomodoro. Ah, sentite che odore. Lo sento, lo sento. Ci sono tre qualità di carne nelle bottiglie. Che c'hai messo? Vitello, manzo e maiale. Ma devi avere il maiale. No, mi serve per dargli sapore. Ne basta secondo poco. Me ci metteva un po' troppa cipolla, ma era sempre un'ottima salsa. Sì, ci metti troppa cipolla nel sugo. Non ne ho messa troppa, Paul. Tre cipollette piccole, tutto qui. Tre cipolle? E quanti barattoli di pomodoro? Sì, ma... Ce ne ho messi due da un chilo. E allora non ci vogliono tre cipolle? Johnny Dio faceva la carne. Polly. Non avevamo la graticola e Johnny faceva tutto in padella. Ben cotta. Affumicava tutta la prigione. I secondini tremavano un po', ma faceva delle bistecche favolose. Tu come la vuoi la tua? Rossa, mezza al sangue. Mezza al sangue. Raffinato. Quando si pensa alla prigione, ecco, vengono in mente quei vecchi film dove si vedeva tutta quella gente che si agitava dietro le sbarre. Ma non era così per noi bravi ragazzi. Non si stava poi tanto male, salvo che mi mancava Jimmy. Lui scontava la sua pena a Atlanta. Quindi portami due bistecche, visto che sei lì. Ti ricordi la fidanzata di cioè, gioco? Cioè, tutti gli altri scontavano una pena vera, tutti ammucchiati insieme, vivendo come porci. Ma noi vivevamo soli ed eravamo padroni della prigione. Doveva dare in testa a quei figli di puttana. Sì. E c'era quasi riuscito. Se ne erano meritati. Anche i secondini che non riuscivamo a corrompere non avrebbero mai fatto la spia. La gente si voleva bene. Potevano lasciare le porte aperte. Scusate il ritardo, il secondino magro comincia a rompere i coglioni. Lo dobbiamo sistemare, quel bastardo. No, l'ho già sistemato. Che hai portato? Vediamo un po' di pane. Bene. Vinny, ti ho portato i peperoni e le cipolle. Salame, lombo, un sacco di formaggio. Coraggio, coraggio, che altro? Scotch. Buono. Un po' di vino rosso. Ok, possiamo mangiare. Ho preso anche il bianco. Dammi pure il bianco, perfetto. Ecco. Ok, ragazzi, si mangia, coraggio, freddi, vieni. Arrivo. Un altro po' di pane. Domani se ne servo io. Mi metterò a dieta, Vinny. Non mi resta. Sandwich, ma puoi scherzare. Che odorino. Johnny, ecco qua. Un po' di vino.